Due volte l'anno, in autunno e in primavera, il Mar Mediterraneo è attraversato da milioni di uccelli migratori. Vanno e vengono fra l'Africa, l'Europa e l'Asia. Probabilmente la migrazione è iniziata in modo irregolare, nell'epoca glaciale, quando il freddo spinse gli uccelli a spostarsi verso sud alla ricerca di nutrimento e di zone dove potessero superare i mesi più freddi. Poi alla fine questo percorso, questo movimento è diventato regolare e così ogni anno, più o meno nelle stesse giornate, nello stesso periodo, nelle stesse zone, gli uccelli tornano dopo aver attraversato il mare e fanno sosta sulle scogliere e nelle piccole isole. Alle prime luci dell'alba, l'isola di Ventotene appare popolata da piccoli uccelli. Il giorno prima non c'erano. Sono cul bianchi, stiaccini, pigliamosche, sterpazzole, tortore, gruccioni che hanno viaggiato la notte scorsa orientandosi con la luna e le stelle per centinaia di chilometri sul mare e finalmente hanno toccato terra, stanchi, affamati, tra agavi e cespugli della macchia. Alcuni, come i gruccioni, sfoggiano colori appariscenti, esotici. In effetti, arrivano direttamente dall'Africa, dove hanno trascorso l'inverno. Sembrano grandi rondini, hanno ali strette e coda lunga. Sono fatti per volare e hanno fatto molta strada per arrivare fin qui. Devono riposarsi alcune ore prima di ripartire verso la terraferma, ma hanno il tempo di mettere anche qualche insetto nello stomaco. C'è chi viaggia e chi pensa invece già alla famiglia. I colombi hanno il nido nelle grotte che si aprono sul mare. Sono animali semiselvatici. Alcuni sfoggiano il piumaggio tipico della forma ancestrale. Molti mostrano variazioni sul tema dei grigi. Loro, e anche le tortore dal collare, non viaggiano e vivono per tutto l'anno a Ventotene. In queste settimane, all'improvviso, si trovano a dover dividere il loro spazio vitale con pennuti sconosciuti di passaggio. Ma non è un problema. C'è posto per tutti. Anche per le eleganti ma battagliere ghiandaie marine che vengono dalle savane dell'Africa orientale. Le straordinarie doti degli uccelli migratori da sempre affascinano gli uomini. La loro capacità di ritrovare la strada, la loro resistenza fisica sono diventate proverbiali da Guinness dei primati. Questo pigliamosche è una palletta di piume. Pesa appena 10 grammi quanto 3 ciliegie. Eppure ha compiuto un'impresa epica. Dopo aver trascorso l'inverno a 6.000 chilometri da qui, nell'Africa centro-meridionale, si è messo in viaggio per tornare in Europa. Alla velocità di 30 chilometri orari, ha attraversato, senza mai fermarsi, le sabbie e le pietraie del Sahara e poi le distese marine del Mediterraneo.
volando di notte con la guida delle stelle e di giorno con quella del sole, praticamente senza mangiare mai. Ma in Africa aveva messo su tanto grasso di riserva che al momento di involarsi per il nord pesava il doppio del peso forma abituale. Fra pochi giorni arriverà nella terra dove deve riprodursi. Ma prima di proseguire c'è una piccola formalità da espletare. L'inanellamento. A Ventotene gli uccelli migratori sono attesi da chi registra il loro arrivo e prende nota delle loro condizioni fisiche. Sono catturati con reti delicate e dalle maglie fitte, per essere contrassegnati con un piccolo anello alla zampa, sul quale sono incisi un numero e una sigla. Subito dopo vengono di nuovo liberati, in modo che possano proseguire il loro viaggio. Più di 100.000 uccelli sono registrati ogni anno dagli inanellatori che portano avanti il progetto Piccole Isole, che ha lo scopo di studiare e monitorare la migrazione primaverile nel Mediterraneo centrale, servendosi di una rete di stazioni di cattura dislocate su isole e promontori, dalla Sicilia alla Liguria. Ci lavorano con molto entusiasmo e non pochi sacrifici gli ornitologi e gli studenti che li assistono. Persone stanno per mesi interi in una piccola isola dei nostri mari, l'isola di Ventotene, che è una riserva naturale e anche un'area marina protetta, per registrare il passaggio degli uccelli migratori. Sono ornitologi, fanno parte dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca in Campo Ambientale, e stanno monitorando il flusso della migrazione. I ricercatori hanno montato lunghe file di reti verticali nelle zone più adatte per il transito dei migratori. Un impianto di cattura di media dimensione, composto da 100 metri di queste speciali reti nebbia, può catturare centinaia di uccelli al giorno nei periodi di punta. In quelle giornate si rischia di non avere neanche il tempo per prendere un caffè. L'andamento della migrazione è a intermittenza, perché è condizionato dal tempo, in particolare dall'intensità e dalla provenienza del vento. Quando le condizioni meteo sono favorevoli, gli uccelli partono tutti insieme dalla costa nordafricana e affrontano il Mediterraneo. La migrazione è come un'onda che tocca contemporaneamente i punti che si trovano alla stessa latitudine. E sembra che ogni specie abbia un picco di giorni e orari ben precisi. Non tutti gli uccelli che finiscono nelle reti sono migratori. Alcuni abitanti di Ventotene, come questo passero, sono sedentari e non hanno nessuna intenzione di abbandonare la loro piccola isola. Ma un anellino non si nega a nessuno. Invece, il cannareccione si sposta su distanze enormi. Questo esemplare è diretto nell'Europa dell'Est e proviene dall'Africa centrale. Lo fa da sempre, è nella sua natura. La migrazione, infatti, è un fenomeno sotto controllo genetico. È scritta nel DNA del beccafico e della sterpazzola, del pigliamosche e dello stiaccino. Lo ha scoperto un ornitologo tedesco, Peter Berthold, che facendo incrociare fra di loro capinere sedentarie e capinere migratrici, scoprì che nella loro prole la distribuzione del carattere migratore sedentario seguiva esattamente le leggi di Mendel. I piccoli uccelli nell'isola si comportano come i colibrì, nutrendosi di nettare e polline, alimenti molto energetici che danno loro la carica necessaria per affrontare le ultime tappe.
questo rigogolo ha battuto le ali miliardi di volte per arrivare a Ventotene dal cuore della foresta centroafricana, ma ora ha fretta di ripartire. Freme al pensiero che un altro rigogolo possa usurpare il suo territorio nei verdi boschi di querce dell'Austria o della Polonia, dove è diretto. E poi, non è molto salutare attardarsi nell'isola. Ci sono i gabbiani reali. I gabbiani reali nidificano sulle scogliere. Sono uccelli molto voraci, mangiano rifiuti e pesci. Ma in questa stagione hanno un debole per la selvaggina con le penne. Scrutano l'orizzonte marino. Le ali potenti sono pronte a distendersi per spingerli in picchiata a 100 km orari. Hanno pochi attimi per aggiudicarsi una preda. Una volta a terra, i migratori diventano imprendibili perché si rifugiano tra i sassi e i cespugli spinosi. Ma finché volano sulle onde, sono molto vulnerabili. In molti finiscono nell'incredibile stomaco del gabbiano reale. A dispetto delle apparenze, la predazione esercitata dai gabbiani non rappresenta il problema principale che ora si trovano ad affrontare i migratori. C'è ben altro nell'aria. Ci sono fatti nuovi in quello che sembrava un fenomeno antico e consolidato. Fatti imputabili a un cambiamento globale che gli uccelli migratori stanno registrando sulla propria pelle e che di anno in anno diventa sempre più evidente grazie alle informazioni raccolte dagli inanellatori. Alcune popolazioni di uccelli non migrano più e restano in Europa anche d'inverno perché fa più caldo. Molte altre migrano prima del solito e hanno anticipato di qualche settimana il calendario di arrivi e partenze. Altre invece sono drammaticamente diminuite. Oggi, per fortuna, a Ventotene c'è stato un buon passaggio. Il tempo è favorevole, è calato il vento e fra pochi attimi gli uccelli, riposati e rifocillati, spiccheranno il volo per un'altra tappa del loro fantastico viaggio. L'isola sarà di nuovo avvolta dal silenzio. Fino a qualche anno fa, gli uccelli rappresentavano una risorsa alimentare importante per gli uomini che vivono nelle isole, in piccole comunità molto lontane dai ritmi della vita metropolitana e continentale. Erano arrivati al punto che per procurarsi il cibo avevano costruito delle residenze di lusso per ingannare gli uccelli migratori e indurli a fare il nido in situazioni dove i pulcini potessero essere facilmente prelevati. Mirabili costruzioni sul tetto di ville e casali destinate a ospitare il nido di decine, centinaia di coppie di rondoni. Oggi le torri rondonaie servono agli ornitologi per studiare il più affascinante fra i migratori, il rondone. Talmente aereo che non può posarsi a terra perché non potrebbe più spiccare il volo. Spesso confuso con la rondine, il rondone è uno degli abitanti più caratteristici delle città europee che anima nella buona stagione con il suo volo sfrecciante e con i suoi striduli richiami. Nero, con le ali a falce, la breve coda forcuta, il becco piccolo ma la bocca molto larga, il rondone è costruito superbamente per volare e trascorrere in aria gran parte della sua esistenza. Si accoppia in volo e arriva perfino a dormire volando,
spostandosi a quote elevate dove sonnecchia, riducendo la frequenza dei battiti alari e lasciandosi trasportare dalle correnti d'aria. Questi uccelli sono grandi cacciatori di moscerini, zanzare, mosche e altri insetti volatori che formano il plancton aereo. Soprattutto d'estate vanno a cercare i chironomidi e gli sciami di formiche alate sui campi e sui laghi. La loro bocca funziona come un retino che filtra l'aria. E i piccoli insetti vengono raccolti fino a formare un bolo compatto con il quale i genitori tornano al nido per imbeccare i pulcini. I pulcini si sviluppano lentamente e sono in grado di volare a circa 2 mesi di età. Ma quando i giovani stanno per completare il loro sviluppo, i genitori li abbandonano. Vanno via. Iniziano il loro viaggio di ritorno verso l'Africa senza aspettare la prole. I giovani rondoni restano nel nido senza mangiare e poi alla fine, spinti dalla fame, si avvicinano all'ingresso del nido e partono per l'Africa senza che nessuno li guidi e li assista. Saranno i geni del loro DNA ad attivare il software contenuto nel loro cervello e che in modo automatico e sicuro stabilisce la rotta, i tempi, le modalità del lunghissimo volo. Questo è il casale delle ghiandaie marine. Un vecchio casale abbandonato, risale probabilmente al 500, ed è stato occupato da questi uccelli coloratissimi. Parenti del martin pescatore, del lupo, del gruccione, le ghiandaie marine vengono dalle savane africane, dalla regione tropicale, in genere dall'Africa orientale, e vengono a fare il nido qui, nell'Europa meridionale. Questa è una zona particolarmente adatta alla loro presenza. E questi animali cercano sempre delle strutture deserte, poco frequentate, abbandonate dagli uomini. Sono animali molto sospettosi, timidi, bisogna sempre osservarli da grande distanza. Sono dei cacciatori di insetti, di piccoli rettili, di animaletti che trovano in mezzo ai prati secchi, in mezzo alle sterpaglie, ambienti che ricordano molto le savane dove hanno trascorso l'inverno. Bene, questi uccelli attraversano il mare con un volo veloce, sicuro, partono dalle coste settentrionali dell'Africa e possono addirittura compiere in una sola tratta la traversata dal Nord Africa fino all'Italia centrale, quindi tagliando tutto il Tirreno. È un viaggio che le stanca molto, ma quando arrivano devono continuare a muoversi perché devono difendere il territorio, devono stabilire la proprietà sui fori di questo casale antico e poi devono iniziare le parate nuziali e deporre le uova. Il 70% degli uccelli europei migra. Non solo le specie di piccole dimensioni, ma anche animali di grande taglia, come il falco picchiaiolo, un rapace che fa il nido nei boschi di querce e si nutre di vespe, di api e di calabroni. Il falco picchiaiolo, come altri rapaci, ha ali molto lunghe. Batterle gli costa molta fatica e quindi per spostarsi
pratica il volo a vela, sfruttando le correnti termiche che si alzano sul terreno scaldato dai raggi del sole. Da lì in poi, con lunghe planate, si sposta perdendo progressivamente quota, come un aliante, fino a raggiungere una seconda corrente ascensionale per riportarsi in alto, e così via. Sul mare non si formano correnti termiche ascensionali, l'aria resta fredda. Per questo il falco pecchiaiolo e gli altri grandi rapaci devono ridurre gli attraversamenti marini al minimo. I rapaci si concentrano allora dove ci sono ponti di isole, promontori rocciosi, che per gli ornitologi sono luoghi privilegiati per assistere al passaggio di aquile, nibbi, falchi, poiane. I rapaci che hanno attraversato il Mar Tirreno e hanno fatto scalo nelle isole pontine arrivano in vista dei promontori rocciosi della riviera di Ulisse e del Circeo. Alcuni proseguono. Altri si fermano per riposarsi, anche se le rocce sono presidiate da coppie di falchi pellegrini che accolgono animosamente ogni intruso. Una in particolare ha già cresciuto un piccolo, che adesso strilla dalla sommità del pinnacolo di roccia che fronteggia l'antico tempio di Giove a Terracina. Agli antichi romani era sembrato naturale erigere un tempio dedicato al padre degli dei in una posizione dominante sul lungo litorale di Fondi e Terracina. Non è un caso, quindi, che anche ai falchi pellegrini sia parso del tutto naturale colonizzare una rupe da cui il loro sguardo acutissimo può spaziare per chilometri e cogliere il movimento delle prede. Il passaggio degli uccelli rapaci che svernano in Africa e nidificano in Europa e Asia interessa milioni di esemplari, dagli agili gheppi e sparvieri alle grandi aquile e ai nibbi con l'apertura alare di quasi 2 metri. Proprio questi ultimi sono quelli che hanno più paura del mare e scelgono le zone dove la traversata marina è meno impegnativa. E nel Mediterraneo di questi attraversamenti ce ne sono 3. Il più trafficato si trova in corrispondenza dello stretto di Gibilterra, poco più di una decina di chilometri di mare, tanto che lì si possono vedere contemporaneamente la costa marocchina e quella spagnola. Un buon numero di rapaci segue invece la rotta orientale e dopo essersi concentrati nella valle del Mar Morto e aver raggiunto l'Asia Minore, sciamano in Europa valicando il Bosforo. Il terzo contingente taglia invece il Mediterraneo al centro per profittare della penisola italiana. E così attraversa nel punto più stretto fra Capo Bon in Tunisia e la costa della Sicilia. Sono circa 150 chilometri di volo sul mare. Questa volta si tratta di una vera traversata che impegna per un giorno intero nibbi, poiane, falchi pecchiaioli, albanelle, cicogne, capovaccai, lodolai e gheppi, che una volta arrivati in Sicilia si concentrano sullo stretto di Messina per raggiungere l'estremità della Calabria. Le regioni artiche sono all'estremità più lontana della rotta migratoria.
solo per 2 mesi l'anno si liberano dalla neve e dal ghiaccio. Lo stesso avviene sulla cima delle montagne mediterranee, dove si fermano a fare il nido i cul bianchi partiti dall'Africa e transitati nelle piccole isole. Il loro habitat di nidificazione è molto diverso da quello dove hanno passato l'inverno, ma si trovano ugualmente bene tra le sabbie roventi del Sahara e i pascoli innevati del Gran Sasso. Qui sono in compagnia dei balestrucci, le rondini che hanno compiuto un lungo viaggio per colonizzare gli edifici che si trovano in alto su questa montagna. Il materiale per costruire il loro nido si trova al bordo dei nevai, dove i cristalli di ghiaccio si sciolgono e ci sono allettanti depositi di fango da raccogliere con il piccolo becco. Briciola su briciola, dopo poco tempo, il nido assume la forma e la consistenza di una solida coppa di terracotta sospesa alle mura dell'antico castello che domina la montagna più alta dell'Appennino. Grandi viaggiatrici, le rondini di mare. Sono uccelli lontanamente imparentati con i gabbiani, con ali molto lunghe e strette, coda forcuta, si nutrono di piccoli pesci e compiono una migrazione straordinaria. Trascorrono l'inverno lungo le coste dell'Oceano Atlantico in Africa meridionale, e fanno una lunghissima migrazione percorrendo tutte le coste atlantiche dell'Africa, risalgono fino alla Mauritania e poi entrano nel Mediterraneo e raggiungono le zone di nidificazione. E questi hanno trovato un isolotto che è stato costruito appositamente per loro nella laguna di Orbetello, un isolotto che è stato realizzato accumulando il fango e la sabbia della laguna per permettere a questi uccelli di fare il nido senza correre il rischio di vedere le proprie uova sommerse dall'acqua quando si alza il livello della laguna. Ecco, dei grandi migratori. La rondine di mare artica, specie molto simile a questa, compie un viaggio lunghissimo, addirittura di 20.000 km. Trascorre il nostro inverno nelle acque antartiche e poi torna a fare il nido nelle zone artiche. Quindi praticamente viaggia da un polo all'altro, in modo da poter utilizzare sempre quelle condizioni particolari che si chiamano estate artica. Molti uccelli migratori che si riproducono nelle paludi e nelle grandi foreste di pini e di betulle della Scandinavia, del Baltico e della Siberia hanno attraversato il Mediterraneo. E probabilmente sono passati anche per Ventotene e per le altre piccole isole dei mari italiani. Questi territori nordici, nella buona stagione, sono pieni di canti e di vita, ma per molti mesi sono stretti nella morsa del gelo e solo poche specie hanno la capacità di sopravvivervi anche d'inverno. Fra questi, il misterioso allocco degli Urali, uno dei più grandi rapaci notturni europei, e il picchio nero, che nidifica nel tronco di faggi e di abeti. Gli altri sono tutti villeggianti estivi, che profittano delle vaste estensioni di ambienti naturali ancora poco abitati. Ci sono anche grandi trasvolatori, come le cicogne bianche, che vivono in simbiosi con gli uomini, come dimostra l'accoglienza a loro riservata nelle campagne dell'Estonia. Queste cicogne hanno fatto un lungo viaggio per venire a costruire il loro nido in cima a questo palo del telefono. Trascorrono l'inverno a sud del Sahara, nelle savane dell'Africa centrale, e poi migrano
all'inizio della primavera attraversando il deserto e poi il mar Mediterraneo, concentrandosi in prevalenza negli stretti del Bosforo, di Gibilterra e anche nel canale di Sicilia, e arrivano in queste località. Le giovani cicogne, una volta cresciute, alla fine dell'estate, intraprendono il viaggio di ritorno verso i quartieri di svernamento africani e anche in questo caso coprono migliaia di chilometri in volo. Fra maggio e agosto gli uccelli migratori si riproducono, allevano i pulcini e poi, alla fine dell'estate, si preparano di nuovo al grande viaggio in direzione dell'Africa. Questa volta l'esercito dei migratori non comprende solo veterani, ma include anche molte reclute, i giovani al loro primo viaggio. Il grande serbatoio è rappresentato dall'Asia centrale, dall'Europa dell'Est e dai Balcani. La rotta autunnale è diversa da quella primaverile. I migratori vengono da Oriente e puntano alla costa adriatica, in particolare al Conero e al Gargano, con i loro boschi, campi e paludi. Questi due promontori calcarei sono mete ambite, perché sono le sole emergenze rocciose della lunga e bassa costiera adriatica. Ma per raggiungerle, i migratori devono superare circa 100 miglia di mare aperto. Questo esemplare ha lasciato la costa dell'Albania 5 o 6 ore fa e ha tagliato il mare Adriatico remando con le lunghe ali nella fredda aria marina senza un attimo di sosta. È molto stanco, non può proseguire. Da un momento all'altro potrebbe sfiorare le onde, bagnarsi le ali e cadere in acqua, dove annegherebbe senza nessuna possibilità di riprendere il volo. Finalmente appare all'orizzonte il profilo di un gruppo di isole. Il Falco è salvo. Sono le isole Tremiti, un arcipelago roccioso a 15 miglia dal promontorio del Gargano. Qui si sono concentrati anche falchi pecchiaioli e nibbi bruni, impegnati nella stessa traversata. Non c'è quasi niente da mettere nello stomaco, ma va bene così. L'importante è riposare i muscoli delle ali. Le isole Tremiti, alla fine dell'interminabile siccità estiva, sono molto aride. Una brulla distesa di pietre, fra le quali si fa spazio a fatica la vegetazione magra e tormentata di pini di Aleppo, di arbusti spinosi, di erbe ormai secche. Le vespe sono costrette a ventilare i favi per evitare che le larve muoiano surriscaldate. Le chiocciole si sono sigillate nel loro guscio impermeabile. D'estate anche la scilla sembra morire e le foglie avvizzite diventano nastri gialli, ma la pianta gode di ottima salute. Il suo segreto è nascosto sottoterra. I suoi bulbi, simili a cipolle, pesano anche qualche chilo e sono gonfi d'acqua e di amido di riserva necessari per superare l'estate. Ma i rapaci non mangiano bulbi e radici e così restano a pancia vuota. Per fortuna, domani mattina ripartiranno per la costa pugliese. Invece, per i cacciatori di grilli, le isole sono una pacchia. C'è cibo in abbondanza, tanto che uno stormo di grillai indugia per qualche giorno. Questi piccoli falchi sono diretti a sud dell'equatore,
dove continueranno a nutrirsi di grilli e cavallette come stanno facendo ora. Gli ultimi rapaci della giornata arrivano alle Tremiti stanchissimi, quando ormai è sera. C'è anche una cicogna nera che arranca controvento, ma fra poco toccherà a terra. Il calore del giorno finalmente declina. I rapaci hanno preso possesso dei loro posatoi, d'amore e d'accordo, gli uni vicini agli altri, e si preparano a trascorrere la loro ultima notte in mezzo al mare Adriatico. Fra tutti i rapaci, il biancone è protagonista di un viaggio sconcertante, la migrazione ad anello. Questa grande aquila, specializzata nella cattura dei serpenti, è un autentico aliante, perché ha ali molto lunghe, ma proprio per questo, per muoverle, deve compiere uno sforzo muscolare considerevole. Quindi non può attraversare l'Adriatico, tantomeno il Tirreno. Ma per arrivare in Africa deve fare il giro del Mediterraneo passando per Gibilterra. Così i bianconi nati nell'Italia meridionale puntano a nord per unirsi a quelli della Toscana e della Liguria e dirigersi insieme verso la Francia meridionale e la Spagna per toccare il continente africano in corrispondenza di Gibilterra. A differenza del biancone e degli altri grandi veleggiatori, i piccoli uccelli non hanno paura dell'acqua. Possono attraversare il Mediterraneo dove vogliono, o quasi. Rispetto alla migrazione primaverile, quella autunnale è meno frenetica. Gli uccelli se la prendono con calma, non devono riprodursi. Soprattutto possono fare il pieno di cibo, insetti e frutta. Qui l'evoluzione tira fuori un altro asso dalla manica: il rapporto di reciproco vantaggio fra uccelli e piante. Gli uccelli mangiano bacche e frutta e con i loro escrementi diffondono in tutto il Mediterraneo i semi di mirti, lentischi, smilaci e fillirèe, pronti a germogliare. Per garantirsi quest'opera di rimboschimento e di giardinaggio, le piante non devono far altro che allettare gli uccelli con la prospettiva di un pasto dolce e nutriente. Per questo i loro frutti sono vivacemente colorati. Gli uccelli aspettano il vento giusto e la notte propizia, in modo che con una sola tappa possano coprire anche 300 chilometri sul mare e all'alba arrivare in vista di una terra dove riposarsi prima di proseguire. Una terra accogliente, con i cespugli carichi di frutti e tanti insetti da mangiare. Ma una terra che cela un'insidia che ha la forma e la velocità dei falchi della regina, i soli rapaci europei specializzati nella cattura dei migratori sulle coste marine.
Questi bellissimi falchi sono falchi della regina. Ali molto lunghe a falce, coda lunga, agili in volo, grandi cacciatori di piccoli uccelli migratori. Iniziano a nidificare quando le altre specie ormai hanno terminato le incombenze della cova e dell'allevamento dei pulcini, proprio perché questi falchi aspettano che passino gli uccelli migratori. Li vedono arrivare bassi dal mare e si lanciano per catturarli. Capinere, canapini, beccafichi, usignoli, tutti i piccoli uccelli che lasciano l'Europa e vanno a svernare in Africa devono attraversare il Mar Mediterraneo. E lì, in queste piccole isole, in queste scogliere remote, ci sono i falchi che li intercettano. I falchi partono come missili dagli speroni rocciosi verso il mare in cerca delle piccole prede. Oppure le aspettano pattugliando la costa dall'alto, fermi contro vento con le ali tese. Questi falchi nidificano in colonie che possono contare anche centinaia di coppie. Le più importanti in Italia si trovano nella costa orientale della Sardegna e nell'isola di San Pietro. E in totale annoverano fra 400 e 500 coppie. Un valore pari al 10% della popolazione mondiale di questa specie, diffusa quasi esclusivamente nel Mediterraneo. Ci sono animali dal piumaggio bruno e ruggine e altri completamente neri, elegantissimi nel loro sobrio piumaggio. Ogni femmina depone 3 o 4 uova, in modo che i pulcini nascano alla fine di agosto, dopo circa 4 settimane di incubazione. Da questo momento il fabbisogno alimentare dei falchi aumenta enormemente. Diventa triplo o quadruplo, perché in ogni nido ci sono anche 4 bocche in più da sfamare. Non a caso, questo è anche il momento in cui la migrazione dei piccoli uccelli raggiunge l'apice e quindi il cibo è più abbondante. La sopravvivenza dei piccoli falchi dipende non solo dall'abilità degli adulti nella caccia, ma anche dalla scelta perfetta dei tempi e dei luoghi dove nidificare. Ma non sempre le cose vanno per il verso giusto. Il tempo in estate può essere molto bello, troppo bello. Il vento sussurra appena fra i cespugli e le rocce. La superficie del mare è ferma come una tavola. I migratori non viaggiano quando il tempo è troppo calmo e sereno e non c'è vento. Non si muove una penna, non arriva neanche un luid di 5 grammi. I falchi si spingono a largo sulle onde fino a sera, senza sosta. Ma non ci sono migratori. Come se qualcuno avesse messo uno stop, una barriera al punto di partenza. I giovani più deboli stanno per morire di fame. Aggrediti dai fratelli affamati, cercano scampo sporgendosi dalle rocce e cadono in basso, esposti al sole e all'attacco dei corvi. Ma tanto stanno morendo di fame. Ancora un giorno di bonaccia e la nidificazione dell'intera colonia di 150 coppie sarà irrimediabilmente distrutta. Alla sera del terzo giorno di calma, qualche nuvola si profila a ponente, in direzione del tramonto. Si alza una leggera brezza che poco a poco va rinforzando. Per i piccoli uccelli è arrivato il momento di riprendere il grande viaggio.
Domani mattina all'alba arriveranno dal mare sulla scogliera di San Pietro. I falchi saranno lì ad aspettarli. Il falco della regina è a sua volta un campione di viaggi migratori. La sua migrazione è una delle più lunghe in assoluto. Questi uccelli, una volta cresciuti i piccoli, alla metà di ottobre, partono in volo per raggiungere l'isola del Madagascar, a circa 8.000 km di distanza in linea retta, almeno 12.000, considerando le inevitabili deviazioni. La loro storia è un fenomeno di coevoluzione preciso come l'ingranaggio di un orologio, come tutte le storie di uccelli migratori messe alla prova da migliaia di anni di selezione naturale. Un orologio biologico perfetto. Ma gli orologi sono strumenti delicati e possono rompersi. Diamo per scontato che le coppie di rondini tornino a fare il nido sotto il tetto. Ma ci sono segni preoccupanti di una situazione che evolve in direzione negativa. E le rondini in molte zone sono diventate rare, in altre sono addirittura scomparse. La comune rondine rustica, che fa il nido nella penisola italiana, trascorre l'inverno nell'Africa occidentale. Lì sono state trovate le rondini munite di anelli applicati a Ventotene e in altre piccole isole italiane. Perché in quelle zone, ormai, si susseguono terribili periodi di siccità e il deserto avanza a causa di temperature sempre più elevate. Gli uccelli migratori non trovano più le condizioni ambientali adatte sia nelle zone di svernamento che in quelle di nidificazione. Questi uccelli, che hanno evoluto nel corso di milioni di anni gli adattamenti per affrontare le sfide più incredibili, il deserto, il mare, i falchi, non sono in grado di affrontare e superare le trasformazioni che l'uomo sta imponendo a ritmo accelerato agli equilibri naturali, modificando l'aspetto delle coste e, soprattutto, cambiando il ciclo delle stagioni. Le informazioni raccolte dagli ornitologi che studiano le migrazioni ci aiuteranno a capire come aiutare questi piccoli grandi viaggiatori per dare loro la possibilità di adattarsi gradualmente a un mondo che sta cambiando.